L'inflazione annua sale al 6,9%, record dal 1986. L'aumento dei prezzi preoccupa le associazioni dei consumatori che chiedono interventi immediati e strutturali a difesa del potere d'acquisto delle famiglie. Contro il caro vita e contro le speculazioni in atto sui prezzi stamane in Piazza del Plebiscito a Napoli, ma anche in tante altre piazze italiane, le associazioni dei consumatori sono scese in piazza davanti le sedi delle loro prefetture per manifestare il disagio delle famiglie rivendicarne misure urgenti da parte del governo. Più di un quarto delle famiglie italiane si trova già in grave difficoltà e sta riducendo, dopo il Covid, fino a privarsene, consumi essenziali come quelli alimentari, sanitari e relativi alla cura della persona. Ai nostri microfoni la denuncia delle associazioni. Sui carburanti noi stiamo chiedendo un intervento strutturale rispetto a quelle che sono le accise, che sono tasse di scopo che sono state addirittura installate qualche anno addietro, a qualcuno addirittura della guerra in Abissinia. E poi il paradosso è che noi, rispetto alle tasse di scopo, andiamo a pagare, che fanno parte del prezzo del carburante, paghiamo anche la tassazione dell'IVA, per cui il paradosso pagare due volte la tassa rispetto ai carburanti. Le bollette, la luce, il gas, aumenti proprio in stragrande maggioranza, l'IVA che è arrivata a prezzi altissimi, quindi le donne non riescono più a mettere il cosiddetto piatto a tavola. Liberalizzare le imposte sulle forniture dell'energia, in particolare dell'energia elettrica, riragionare i prezzi del paniere sui beni di prima necessità, quindi basta rincari e pentole vuote ogni volta che il governo non ci ascolta.